ma siccome noi il discorso religioso lo releghiamo a pensieri larvali che non arrivano mai, e larvati che non arrivano mai davanti allo specchio della consapevolezza, noi siamo impappocchiati e impantanati in una ridicola religione di stampo a tutt'oggi medievale, dove c'è l'angioletto che suona l'arpa sulle nuvole. Sono tutti morti, perché con gli aerei tutti morti, tutti incidenti aerei, sono cascati giù. Infatti quei cadaveri che si trovano ogni tanto di qua erano gli angeli. Il diavolo è uno tutto rosso con le corna e il forcone, ma questo c'è in testa la gente. Quindi noi non sappiamo di fatto, amici, niente di sostanziale che riguardi noi intelligenze. Sappiamo qualcosa sul corpo, pure male, perché tanto alla fine, nonostante i miliardi spesi, continuiamo a ammalarci sempre peggio, a morire. Per quanto ci ficchiamo addosso plastica e botulino, comunque continuiamo a invecchiare e non diventiamo più sexy, come invece l'ipnotismo di massa ci fa credere. E continuiamo a non sapere come affrontare e gestire la nostra vita, cioè non sappiamo come raggiungere la felicità, perché alla fine tutti cerchiamo quello, la felicità. Chi la cerca nei soldi, chi la cerca nel sesso, chi la cerca nel successo, chi mette tutto insieme e dice beh, da che parte la troverò, eccetera eccetera. Chi la pensa che la troverà facendosi saltare in aria, perché dopo quando muore Allah gli dà 10 vergini e un posto dove se magna, se beve, si fa... ma vai al primo ristorante, di là di fianco c'è un bordello, non hai bisogno di farti saltare in aria. Cioè il problema lo risolvi con molto meno, se proprio, vabbè, non ci stanno le vergini nel bordello, ma alla fine uno fa finta. Cioè ci si può accontentare, insomma, tutto sommato farsi saltare in aria non è così bello. Mo' salza uno dell'ISIS e mi spara. Non voglio prendere in giro nessuno, però accadono cose, cioè se ci ragioniamo in maniera seria, amici, la nostra vita è veramente uno sfacelo. Cioè, noi viviamo in un mare di problemi, anche personali, sentimentali, familiari, non sappiamo come gestirla tutta questa situazione, non lo sappiamo, cioè non sappiamo come funziona la vita, ma come funziona sta vita? Siamo l'unico elettrodomestico che esce dalla fabbrica senza libretto di istruzioni, quindi uno veramente usa l'automobile cercando di tagliarci il salame, o usa l'aeroplano cercando di romperci le noci. Cioè la vita la usiamo così, in maniera allucinante. Quindi la bella notizia che a me è stata data tanti anni fa, circa 30 anni fa, è che la vita è regolata da leggi che si possono conoscere, non solo, si possono usare. Cioè non sono solo leggi nel senso come noi intendiamo la legge, codici scritti. La legge della creazione sono forze, così come lo è la forza di gravità, così come lo è l'elettricità. Noi usiamo la forza di gravità, ad esempio al mare vogliamo farci un bel tuffo, creiamo un potenziale, cioè saliamo qui in alto e ci possiamo tuffare, perché la legge di gravità, invece che farci andare a volare in giro così, ci fa cascare in acqua e quindi possiamo goderci del tuffo, uso della legge di gravità. La legge che governa l'elettricità ha generato un'intera società con cose meravigliose, quindi le leggi di natura producono effetti reali. Le leggi della vita, lo stesso modo, producono effetti reali, quindi se noi impariamo a usare queste leggi, noi possiamo incominciare a costruire in maniera consapevole ed esatta il nostro futuro, perché le leggi creano la realtà. Quindi se io voglio creare una realtà secondo i miei desiderati, conoscendo le leggi, lo posso fare in maniera esatta e matematica. Fantastica sta cosa. Ah, quindi non bisogna votare Renzi, a parte che non l'abbiamo votato, no. Non bisogna chiedere il permesso al Papa, no. Non bisogna chiedere il permesso alla Guardia di Finanza, nemmeno, ma anche ai Carabinieri. Ognuno di noi ha sempre in sé, adesso, il potere di prendere in mano la propria vita, se conosce come funziona, e decidere cosa farne. Non bisogna chiedere il permesso a nessuno, perché è un attributo che ci appartiene per diritto di nascita, in quanto noi siamo scaturiti dalla legge, e la legge è in noi e noi siamo nella legge.
Purtroppo adesso noi siamo gente la cui vita è in mano ad altri ed è funzionale al loro progetto. La nostra vita è funzionale al progetto dei potenti. Quindi tutto quello che la società civile ci manifesta è una impostazione che serve unicamente a uno scopo: far stare bene quelli che hanno sempre il pasto gratis. E sono tanta gente. Quindi noi lavoriamo per dare il pasto gratis a un sacco di gente che si cucca la maggior parte della ricchezza da noi prodotta. Quindi questo stato di cose deve cambiare e gli extraterrestri sono qui per fare questo.